Nuovo appuntamento con l'Atle Talk, è giovedì e quindi siamo carichi per tornare a farvi compagnia, per parlare di tanti argomenti. Sono carico io in primis, un saluto da parte di Federico Marconi, ma soprattutto dalla mia compagna di viaggio, Martina Procaccini. Ciao Martina! Ciao Federico, buonasera a tutti, bentrovati e bentrovato soprattutto al nostro ospite. Il nostro ospite che oggi è Francesco Deugemo Lombardo, il nostro espertissimo e-sports reporter. Sì. Lui ci dà sempre tante notizie sugli e-sport e soprattutto dal mondo di League of Legends. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Eccoci qua ed è con noi anche Giulio Gezzi, il nostro direttore che oggi è in collegamento da casa. Ciao Giulio. Ciao ragazzi, ciao a tutti, come state? Bene, 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 bene. Quando il gatto non c'ha, i topi ballano, questa è la verità. Vi vedo infatti, belli... belli vivaci, vivaci possiamo dire. Sì, perché Deugemo è con noi, Federico? Di cosa parliamo oggi? Parliamo sicuramente di vari argomenti, tra cui, come hai citato tu, lui è un grandissimo esperto di esports ed è un momento molto delicato per quanto riguarda gli esports in generale, però vengo un pochino più a quello che è il mio campo e andiamoci anche con Francesco, al di là del fatto che lui sia un espertissimo di League of Legends, perché è un'estate caldissima per i videogiochi calcistici, Francesco. Sì, abbastanza, diciamo che a distanza di pochissimo tempo l'uno dall'altra si sono susseguite due notizie abbastanza importanti. Io non so se già voi comunque nelle scorse settimane avete parlato, ma sicuramente la più importante è quella che riguarda PES, anzi il fatto che non si chiami, prima di tutto non si chiami più PES, addio Pro Evolution Soccer, quello che una volta addirittura era Winning Eleven, quindi cambia addirittura nome, dicitura per la seconda volta. E adesso abbiamo questo nuovo titolo che si chiamerà in realtà semplicemente eFootball, anche se bisogna dire che già dall'anno scorso il titolo completo di PES era PES eFootball 2021, quindi già qualcosa c'era, qualcosa rimane di quello che c'era, è stata quasi una transizione, possiamo così dire, da quello che c'era l'anno scorso. Però non è l'unica novità, riguarda soprattutto il prezzo, una vera novità al di là del nome. Esatto, il prezzo che è zero sostanzialmente, diventa adesso zero, perché oltre il nome PES, o meglio Konami, ha deciso di modificare in un certo senso il business model del suo titolo di punta come simulatore calcistico, appunto il nuovo eFootball. Non costerà più, quindi tra l'altro non ci sarà nemmeno più una copia fisica di eFootball, perché sarà solo digitale da questo punto di vista, quindi inutile che andate in negozio o in qualsiasi luogo fisico per cercare una copia, perché non la troverete, non ci sarà, non esisterà, lo si potrà scaricare solamente online, solo in copia digitale e al prezzo appunto gratuito. È un nuovo modello di business per quanto riguarda i simulatori calcistici, perché finora siamo sempre stati abituati in un certo senso quasi a dover scegliere ogni anno eventualmente chi è appassionato di calcio e di videogaming, di scegliere se comprare l'uno o l'altro. Difficilmente si compravano entrambi, perché è comunque una spesa abbastanza importante. Dovevi essere ricco per averli entrambi. Adesso invece arriva un titolo che appunto sarà gratuito e che in realtà diventa più moderno da questo punto di vista, perché comunque in generale il mondo degli esports, comunque ovvero quei videogiochi che sono sostanzialmente multiplayer e online, già da quasi 10 anni hanno abbracciato tutto un altro tipo di business, di modello di business, che è quello appunto del free to play per l'ingresso, cioè io entro nel gioco gratuitamente, posso avere la stessa esperienza che hanno tanti altri nello giocare semplicemente, ma se voglio poi quel qualcosa in più che... Cioè, su un gioco di calcio si possono immaginare veramente tante cose, può essere la skin di un pallone, come abbiamo visto le skin dei vari personaggi su Fortnite, può essere voglio sbloccare uno stadio che non siano quelli base che mi sono stati dati, può essere anche la seconda o terza maglia addirittura di una squadra, magari inizialmente il gioco mi fa giocare solamente con la prima maglia. Questi sono tutti dettagli che ancora non si conoscono, non si sanno quali saranno effettivamente i contenuti disponibili con l'accesso gratuito al gioco e quali invece saranno acquistabili o si dovranno acquistare successivamente. E magari può anche essere che ricalca più o meno quella che era PES Lite dei precedenti 2 anni, in cui avevi tutto, era PES come tutti gli altri, come PES normale semplicemente, ma non avevi la Master League, cioè praticamente non c'era la parte di single player sostanzialmente, c'era solo la parte online. Bisognerà capire tutte queste cose, dettagli che saranno svelati, ha detto Konami,
tra agosto e settembre, quindi l'estate continuerà a essere calda da questo punto di vista. Chissà se tornerà agli albori PES, sì. Perché io poi sono un po', sappiamo, insomma, soprattutto con quelli calcistici, ti ricordi come neanche ho mai provato a giocare, Federico? Però mi domando, io mi ricordo che PES ha avuto un grande successo all'incirca quando io ero alle medie, quindi 2004, 2005, 2006, Federico era appena nato, però in generale no, era molto, poi invece c'è stato un crollo un pochino. No, io per esempio sono cresciuto, ma penso come chiunque della mia generazione, io sono del 99, cresco con PES, poi negli anni con le nuove console soprattutto, con le nuove generazioni, quindi ti parlo di PS3 ma soprattutto PS4, PES è andato un pochino in discesa libera a discapito di FIFA. Diciamo che hanno è stato evidenziato, Francesco correggimi se sbaglio, che partendo insieme, ok, i nastri di partenza, lottando con le stesse carte, non ce n'era. Cioè FIFA stravinceva per quello che concerne il realismo, ma soprattutto l'online, che negli anni ha avuto un successo incredibile. E quindi io vivo questa novità di PES un pochino come una tattica per portare a sé, già da qualche anno con i prezzi che si erano abbassati, adesso vanno praticamente a scomparire, una tattica per riportare, no, un po' di clienti tra virgolette, quindi vari player, perché poi dal canto suo FIFA ha fatto altro e andremo a sviscerare tra pochissimo. Beh, effettivamente, infatti, esatto. Anche adesso non, guarda, partono, diciamo, ad arrivare. Se dovessimo fare un'analisi degli ultimi 15-20 anni per quanto riguarda questa rincorsa continua tra FIFA e PES, in generale PES ha purtroppo avuto tanti alti e bassi, e io ricordo c'erano degli anni in cui veramente il gioco da comprare per chi voleva più realismo e una grafica migliore, anche un maggiori dettagli dei giocatori, cosa che FIFA non riesce spesso a fare. PS era sicuramente il titolo da comprare, però poi aveva degli anni in cui veramente crollava. Ha sempre sofferto PES, o meglio Konami come sviluppatore e publisher, ha sempre sofferto i cambi di console, quindi attraversare una generazione di console, attraversare una generazione di motori grafici, e ha sempre sofferto questo passaggio. Molti che hanno iniziato a vedere, hanno avuto la possibilità di vedere magari in anteprima il nuovo eFootball, hanno questo sospetto che anche questa volta sarà così, purtroppo, per i football. FIFA invece si è mantenuta sempre a un livello buono, ottimo, diciamo, per tutti. Non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, è rimasta sempre lì, però la particolarità di FIFA, quello che attrae, poi dipende sempre dai mercati, perché se noi andiamo in Giappone o in Brasile, il titolo più venduto e più giocato è sicuramente PES, è sempre stato PES, quindi dipende sempre. In Italia sicuramente è FIFA quello più venduto e di conseguenza anche più giocato, ma è anche per un altro discorso, perché FIFA comunque ha sempre avuto tutte le licenze, cosa che invece PES molto spesso ha avuto difficoltà a ottenere, e questo pesava nell'economia, perché se io volevo giocare con una squadra o con più squadre, che per cui tifo, le squadre che mi piacciono, poi arrivavo lì e trovavo squadre con nomi totalmente diversi, come il Merseyside Ride, mi ricordo io, di PES 2006, in cui Liverpool era sostanzialmente il Liverpool, ma non trovavi il Liverpool, per fare un esempio. London FC. Perfetto, che sarebbe il Chelsea. Ci sono tanti esempi veramente sotto questo profilo, quindi ha sempre avuto questi problemini Konami nel potersi interfacciare alla pari con FIFA. Non è mai stato da questo punto di vista un gioco alla pari in partenza, perché poi in realtà graficamente molto spesso era superiore per quanto riguarda i giocatori, ma soprattutto PES è superiore, questo lo dicono tutti, da un punto di vista di simulazione di calcio. Cioè, se uno immagina, vuole un gioco che sia realmente un simulatore di calcio, cioè un simulatore di quello che succede realmente durante una partita di calcio, il gioco è PES. FIFA è sicuramente più spettacolare, permette di fare dribbling, contro dribbling, la bicicletta, tutti i giochettini che permettono di vantarsi quando giochi con gli amici e dire: ah, guarda cosa ti ho fatto, i tunnel e quello e quell'altro, cose che in realtà tutte quelle cosette, acrobazie, quei funambolismi che noi possiamo vedere su FIFA, in realtà noi non li vediamo poi nel gioco reale di calcio, rarissimamente, forse solo Neymar quello che ogni tanto porta qualcosa in più, ma in realtà non lo vediamo quasi mai. Quindi se uno vuole un gioco di calcio che simula il calcio, sicuramente andrà su PES eFootball. Se uno vuole un gioco più arcade, diciamo, da questo punto di vista, in cui si possono fare cose anche più personalizzabili, cose che non si vedrebbero normalmente, è FIFA quello che è, si capisce che quando uno gioca soprattutto con gli amici, perché poi è così che va a finire, uno preferisce fare il dreaming, perché poi così andare a prendere in giro l'amico, ecco, senza nasconderci, voglio dire. Certo.
effettivamente. E invece no, però dicevi anche di delle scelte opinabili di FIFA, Federico? Assolutamente, perché poi negli anni, insomma, FIFA si è sempre, torno a ripetere, fatto conoscere per l'online, per i vari tornei, per la parte un pochino più dedicata ai pro player, che però, notizie degli ultimi, delle ultime ore, insomma, stanno un pochino andando a scemare, o sbaglio? Stanno andando a scemare perché diciamo che il sospetto che Electronic Arts abbia comunque sempre usato FIFA, o meglio l'eSports di FIFA, più per farsi pubblicità, più per fare operazioni di marketing verso il suo videogioco, piuttosto che per voler davvero costruire una scena sostenibile, una scena professionistica dei, video, dei giocatori che mettono risorse, tempo, denaro per arrivare a quei livelli, il sospetto c'era sempre stato. Diciamo che adesso abbiamo avuto un po' più questa conferma, visto che comunque notizia appunto di qualche giorno fa, FIFA ha annunciato che anche quest'anno non si terranno le due più, competizioni più importanti, mondiali, internazionali più importanti di FIFA, ovvero la FIFA eWorld Cup, che per intero la il torneo è il mondiale di FIFA di ogni anno, né la FIFA eNations Cup, che è praticamente il mondiale ma per nazioni. C'era anche la nostra i-nazionale italiana, ovviamente qualificata, con alcuni dei migliori giocatori italiani che avevano fatto le qualifiche, contro qualifiche, sia per entrare nella nazionale, poi la stessa i-nazionale ha dovuto fare qualifiche per qualificarsi alla fase finale di questa eWorld Cup. Tra l'altro la eWorld Cup per nations, per nazioni, si sarebbe disputata a Copenaghen, e la eWorld Cup per giocatori singoli invece si sarebbe disputata a Londra. Sa di fatto che Electronic Arts ha annunciato che ha cancellato entrambi questi eventi. Ora, possiamo dire tutto quello che vogliamo, siamo in un periodo particolare sicuramente, siamo nel bel mezzo di una pandemia, ci sono le varianti, in particolare l'ultima variante Delta, che sicuramente spaventa tutti. Però nel 2021, dopo due anni, arrivare a dire vogliamo creare, vogliamo cancelliamo tutto perché non possiamo assicurare la sicurezza dei, dei giocatori, di chi deve venire a fare l'evento, che ovviamente si tratta di giocatori, staff, coach, tutti coloro che ci lavorano, quindi caster, analyst, registi, operatori, tutto quello che serve lì dentro, non possiamo garantire la loro sicurezza. Però quando in realtà sei l'unico che lo sta dicendo, perché tutti gli altri esports in realtà fanno eventi ormai non solo online, perché a un certo punto comunque si parla di esports, quindi puoi farlo tranquillamente online, ma quasi tutti ormai lo fanno dal vivo, senza pubblico, ma dal vivo. Abbiamo avuto il Six Invitations, che è il mondiale di Rainbow Six Siege a Parigi, giocato tranquillamente dal vivo, e Dota 2 ha ricominciato a fare eventi dal vivo e farà il The International a Bucarest in Romania a ottobre. League of Legends già un anno fa faceva i mondiali in Cina, a Shanghai, dal vivo anche quelli, hanno fatto addirittura la finale con 6.000 spettatori dal vivo. Veramente tutti i principali esports hanno praticamente fatto già eventi dal vivo o stanno per farli. Anche Counter Strike ha ripreso a fare eventi dal vivo, proprio due settimane fa è tornato dal vivo un evento di Counter Strike anche senza pubblico. Scusate, ti interrompo, ma dimmi, secondo te quindi il motivo qual è? Portavo la conversazione, mi era curioso, perché sembra quasi che i due colossi si siano allineati in un certo senso. Guarda, il problema credo semplicemente che Electronic Arts non voglia spendere non tanto denaro, non penso sia questione di denaro, ma risorse, tempo e competenza per organizzare un evento sicuro per tutti. Cioè loro pensano di poterlo fare magari come lo facevano fino a due anni fa. L'anno scorso pure l'hanno cancellato, ovviamente non c'è stata nessuna polemica, perché chiaramente l'anno scorso non erano maturi i tempi per poterlo fare. Oggi non possono avere più questa scusa, e quindi diventa veramente anacronistico quasi cercare di capire perché non l'abbiano evidentemente fatto alla fine. Per loro sottinteso che non sia una priorità, no? Esatto, cioè non è una priorità, non vogliono spendere tempo, risorse e competenze per organizzare un evento importante di questo tipo, perché evidentemente per loro non è una priorità, la priorità è sostanzialmente un'altra. Però quale però secondo te? Perché siamo in una, prima di farti rispondere, siamo in un momento in cui tu parlavi prima giustamente dei diritti, delle licenze che FIFA ha sempre avuto negli ultimi anni, che però sta cominciando a non avere più.
D'altro canto c'è PES o eFootball, che dir si voglia, che sta crescendo. Quindi se tu non dai priorità a ciò che ti permette di essere forse ancora un gradino sopra, almeno nel mercato generale, a cosa devi dare priorità? Evidentemente non è l'eSports la priorità. La priorità è semplicemente continuare a fatturare, nel senso vendere il gioco e spingere più persone possibili a comprare i pacchetti. Perché la cosa importante per quanto riguarda il modello che ha cercato, che ha utilizzato, che utilizza Electronic Arts su FIFA per monetizzare FIFA, non è tanto la vendita del gioco. Infatti già ci sono anche rumor su un possibile FIFA 23 gratuito come risposta, ormai è troppo tardi per il 22 ovviamente perché è praticamente uscito ed è pronto, come risposta per i football, perché comunque la gran parte del guadagno di Electronic Arts dal comparto FIFA arriva dalla vendita dei pacchetti di giocatori per la modalità Foot, che tra l'altro generata qui all'epoca fu, per quanto riguarda FIFA Electronic Arts, di mettere la modalità competitiva proprio su Foot, quindi quasi costringendo i giocatori a comprare figurine, a comprare pacchetti, a sbustare pacchetti di giocatori per avere una squadra sufficientemente forte per iniziare la propria carriera competitiva e poi salire di livello a poco. Quindi è uno dei, come si dice in gergo, è uno dei giochi più pay to win che possono esistere in questo momento nel panorama eSports FIFA, perché effettivamente per andare a essere competitivo devi davvero pagare per comprare. Cioè, noi stiamo parlando di giocatori che a inizio giocatori competitivi intendo, quindi che per loro è una carriera, che devono farne una carriera di questo, devono spendere a inizio anno all'incirca anche 1.500-2.000 euro appena esce il gioco per poter già subito iniziare ad avere una squadra competitiva, perché essendo per loro una carriera, una professione vera e propria, non possono aspettare di prendere un pacchetto a settimana e così nell'arco di 3, 4, 5 mesi forse riescano a ottenere una squadra buona per poter giocare. Quindi pensiamo, tutti questi giocatori competitivi che durante l'anno spendono ore e ore ad allenarsi, spendono denaro per comprare i pacchetti, per sperare di ottenere i giocatori giusti, che quando ogni mese oppure ogni settimana escono i totai, che sono i giocatori dell'anno, i giocatori del mese, che quindi andrebbero a incrementare il loro potenziale competitivo nelle varie weekend league e tutto quanto, quindi continuano comunque a spendere, poi alla fine dell'anno però magari riescono finalmente a qualificarsi per quello che per loro è il sogno, perché come per un atleta il sogno può essere andare alle Olimpiadi o vincere l'Europeo, il loro sogno è andare al mondiale del loro eSports, arrivano lì, si qualificano e un mese prima, forse anche meno, dell'evento praticamente glielo cancellano. Questo da parte mia, secondo me, è zero rispetto per i giocatori competitivi in primis. Penso poi che anche, scusami, se intrometto, ma è anche poco rispetto perché per quelle che poi sono anche le nazionali, no? Perché certo, se sei un titolo che si, diciamo, arroca così il diritto, il dovere anche di organizzare un torneo per nazioni e poi si creano le nazionali, lo cancelli, no? No, infatti zero rispetto per loro. Infatti per fortuna direi quasi che almeno l'europeo invece è stato su PES, la nazionale dell'europeo ad esempio invece è stata su PES, ma e qui da questo punto di vista PES si sta comportando meglio, perché comunque ha anche creato una lega professionistica ad hoc, che è la eFootball Pro, vinta tra l'altro dalla Juventus a inizio giugno, con altri in cui c'erano all'interno la Roma, il Manchester, cioè altri club, tutti che ovviamente troviamo ormai solamente su PES / eFootball e non troviamo su FIFA. E insomma, la mancanza di rispetto, che è la mancanza di rispetto poi per tutto l'ambiente competitivo di FIFA, non ci si rende conto, cioè perché non è possibile che non ci sia un piano B. Io capisco che magari non puoi fare l'evento esattamente come pensavi inizialmente di poter fare, però voglio dire, hai avuto un anno per poter immaginare e capire come poter migliorare l'evento, o meglio come adattare l'evento per poter essere disputato anche in condizioni come queste.
E vedremo Francesco se ci sarà poi in futuro una soluzione. Noi ovviamente ci auguriamo di sì, in primis per i player, no? E per tutto quello che abbiamo giustamente denominato rispetto. Io vorrei chiedere al nostro base. Direttore vai. Di che fazione era, se PES o FIFA. Ah, in conclusione lo chiediamo anche a Francesco. Sì, perché... Dai. Ero in che senso, scusa? Ah, scusa, non è che volevo dare dell'attempato, ma volevo dire perché PES era agli albori altri anni, appunto come ci ha spiegato, adesso poi insomma c'è questa nuova scommessa, però no, ultimamente è stato FIFA più, no? Federico, aiutami, perché sennò sembra... No, l'abbiamo detto, siamo stati esaustivi, ripeto. Almeno per quanto riguarda il mercato. L'alternanza c'è sempre stata... Scusa Fede, perché ti sento male ogni tanto, quindi non capisco. Sì, ogni tanto vi accavallate, ma tutto a posto. Ci vogliamo bene, boss. Prego. Certo, ma voglio. Dicevo, no, l'alternanza, come diciamo, c'è sempre stata. Io personalmente sono sempre stato affezionato a FIFA, ma forse proprio perché sono sempre stato un giocatore, appunto, casual anche proprio su FIFA. Era il gioco che facevi con gli amici. Se invece si doveva pensare effettivamente a competere a livello tecnico, c'erano quelli che giocavano a PES che facevano un altro gioco effettivamente. È sempre stato così e infatti quello che un po' ci ha raccontato Francesco mi fa pensare che l'ulteriore futuro sia quello, cioè PES un titolo sicuramente più competitivo e quindi lanciato sull'eSport, mentre FIFA rimane il gioco per appunto più for fun. Proprio diciamo quello che se vogliamo fare un paragone con gli eSport, con gli altri titoli eSports, FIFA è più un Fortnite e PES è più un Counter Strike, Valorant, Rainbow Six, insomma qualcosa di più serio. Un gioco scritto e strutturato per essere competitivo. Esatto. Dalle tue parole, Francesco, credo di aver già capito la risposta. Da che parte PES stai? PES FIFA è a questo punto. Allora, guarda, in realtà io ho iniziato con FIFA. Questa è una notizia. FIFA 98 e tantissimo FIFA 99, proprio tantissimo FIFA 99. E poi però sono passato a PES perché ha iniziato a piacermi sempre di più. Li ho fatti tutti praticamente fino al 2008. L'ultimo che comprai infatti fu PES 2008. E poi però 2 anni fa, quando uscì la prima versione di PES gratuito, PES Lite 2019, e lì invece sono tornato su PES più che volentieri e mi è piaciuto tantissimo perché è fatto veramente bene. Però non, diciamo che non vado poi a insultare quelli che giocano a FIFA, ci mancherà. Beh no, questo no, questo no, anche se a insulti devo dire che queste Olimpiadi ci stanno un po', stanno facendo parlare di loro, no? Abbiamo letto, penso tutti quanti noi, di Fognini, dell'insulto che ha fatto, quindi insomma è stato uno spiacevole episodio. Che ne pensi, direttore? A se stesso poi l'insulto era sì, rivolto a... però perché usare quella parola per autoinsultarsi? Insomma, ritorniamo sempre lì poi. Torniamo sempre lì perché torniamo al fatto che l'atleta è anche un uomo. Scusate, ho messo in mostra. Però l'atleta è anche un uomo e come tutti gli uomini, insomma, sbagliano. Quindi tu lo perdoni, direttore Fognini? No, per tornare, no, magari suggeriamo a Fognini di andare a informarsi sul perché, insomma, si deve offendere usando quel termine, perché evidentemente per lui è un'offesa. Esatto, quello è il punto. No, Federico, che ne pensi? Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il direttore. Nel senso vabbè, che... poi non è che devi essere per forza d'accordo con quello che dice. No, io sono... No, insomma, lo sapete, se ho qualcosa da dire contro... la dico seriamente. Dai la frase. Sì, è vero come me ne sono uscito. Però la spiego. Siamo in un'epoca in cui si parla sempre di omofobia e di un sacco di questi argomenti che in realtà vorremmo far essere normali, cioè non offese,
perché chi ha una mente aperta lo sa che non, che non è un'offesa. Esatto, che esserlo non è una cosa brutta, non è un'offesa e tutto quanto. E quindi chi utilizza ancora questo termine o altri discriminatori per offendere qualcuno o per offendere se stesso, per me il problema è lì, è che tu stai usando quella cosa perché a te sembra un'offesa. Basta, sì, esatto. meno quindi se ne parla meglio, poi, io sono di questa parrocchia qua. Sì, esatto, ma poi a chiunque sia rivolto, anche se è rivolto a se stesso, no? Vuol dire che comunque lui colloca quella parola come un'offesa. Esattamente, sì, sì. Francesco, che ne pensi? Poi lui ha chiesto scusa sui social. Puoi chiedere scusa quanto vuoi, ma credo che Fognini abbia iniziato a chiedere, adesso sta chiedendo un po' troppe volte scusa, nel senso che dovrebbe da questo punto di vista sempre mettere la testa a posto. Lui ha cercato di giustificare il fatto dicendo il caldo fa male la testa, sì ok, ma sì, il caldo è vero. Fa male la testa, ti scappa una parolaccia, ti scappa un qualsiasi insulto di altro tipo che non sia a sfondo sensuale, omofobo o quant'altro, ecco. E lui queste cose un po' gli scappano un po' troppo e credo che ormai non abbia più scusanti da questo punto di vista. Però è lo specchio di quello che è molto spesso, che è purtroppo in questo momento, non dico ovunque, ma per tanti l'Italia, nel senso una situazione in cui dire gay, omosessuale, frocio, lesbico o quant'altro è visto come un'offesa ed è chiaro che non è una cosa che va bene a livello culturale, ma è un qualcosa che anche purtroppo a livello culturale richiederà ancora tanti anni. Sì, è vero. Il discorso è che se lui lo dice in diretta mondiale, alle Olimpiadi, insomma, che si capisce cosa dice qua là, lo sente anche un qualsiasi bambino, ritorniamo a capo, perché è proprio sui bambini, che sui ragazzi che bisogna fare affidamento, che bisogna fare educazione, lo sente lui, dice ah ok, quindi è un'offesa, allora la prossima volta che qualcuno mi dice qualcosa gli dico questa cosa, così sono a posto, lo posso offendere così. Beh, io guarda, mi trovi d'accordo, ho un lungo riflettuto perché ho avuto un contraddittorio, diciamo, con una persona, perché c'è quell'atleta, scuserete che non ricordo il nome, che ha detto ho vinto e sono gay e sono fiero di esserlo, quindi io mi sono appunto questa querella con questa persona dicendo che c'entra. Cioè, nel senso, non è che uno adesso, no, anche al contrario, vinci una medaglia e devi dire sì, sono gay, sono fieri di esserlo. Cioè, nel senso, ognuno, beato te, ognuno ha il proprio orientamento sessuale senza bisogno di doverlo ostentare. Però, dopo quello che è accaduto con Fognini, ho pensato, mi sono auto-redarguita, perché ho detto, vabbè, forse però c'è bisogno un po' di quell'ostentazione per cambiare un po' la cultura, chissà. Per me mi sono domandata, insomma. No, ecco, su questo per esempio ti dico non sono d'accordo, nel senso che per me ostentare fa male a prescindere, perché poi diventa una moda dire determinate cose, lo dici per convenienza e quindi andiamo a estremizzare dalla sì. parte opposta. Non sono troppo d'accordo su questo, ma sicuramente il boss sarà d'accordo con me per invertire ciò che è successo prima. Ma sarà d'accordo con me? No, con me, vediamo. No, boss. No, con me. Non sono assolutamente d'accordo con te, nel Bravo. Senso che... Ma con te chi? Con me. Ah. Con te, Federico, ma neanche con Martina. Ma figurati, ma ovvio. Ci mancherebbe. Anche perché io non ho dato una sentenza, ma ho lanciato una provocazione. Ma infatti... Io sono sei quasi lì apposta. Direi. No, dicevo... L'estremo in un certo senso fa bene lì dove ce n'è bisogno, ovvero appunto Martina tirava il filo su questa situazione che vede da una parte un Fognini che deve auto offendersi dandosi del frocio, dall'altra parte c'è una persona omosessuale che magari è arrivata a una medaglia, non voglio fare il solito discorso retorico dicendo che con i sacrifici e magari socialmente più sacrifici di altri, questo è quasi banale, però magari ha la percezione più di altri di una sofferenza e di una inadeguatezza forzata di una minoranza che vuole ed è giusto in qualche modo che si faccia sentire. L'abbiamo avuto anche in casa un esempio contrario con la Egolu, l'opposto della nazionale di pallavolo femminile, che è stata
è stata portabandiera olimpica, e qualcuno a casa nostra ha pensato bene di dire che era lì perché nera e lesbica. Eppure basta, è bastato vedere a chiunque una qualsiasi partita della nazionale femminile di pallavolo per rendersi conto che Paolo Edonu è semplicemente un extraterrestre sceso su un campo da pallavolo, e quindi portare una bandiera olimpica per un atleta del genere era più che doveroso, insomma. Sono le due bilance che fanno. E con le due bilance, scusami se ti interrompo Giulio, io direi che in questo primo dibattito sulle Olimpiadi, salutiamo Deugemo, che deve andare, così ci ha dato anche insomma la sua opinione. Noi continueremo a parlare di Olimpiadi, però ringraziamo Francesco per essere stato con noi, per averci dato un po' di spoiler, no, sui vari giochi. Tanti spunti sicuramente. Qualche spoiler. Grazie mille a voi e buona prosecuzione ovviamente e buona serata. Grazie, alla prossima, Francesco. Buon discorso a tutti. Alla prossima. Ciao. Buona serata. Ciao. Eccoci qua, siamo rimasti in tre, che poi si sa è il numero perfetto. Sì, tornerei, sembra tipo intervista delle Iene, così, vero? Guarda, vero, questo formato. Federico? Ma noi siamo meglio. Chi è che fa le domande? Mattia. Mattia fa le domande, allora proviamola un attimo. Questo primo piano, poi dall'altro. Però non sta chiaro, allora faccio sia domande che risposte. No, io voglio. Nome? Martina. Io mi accomodo. Ah, lui non risponde al nome. No, ma tra l'altro, parlando di Olimpiadi, io voglio dirvi una cosa: noi abbiamo intervistato Burdisso Federico. Sì. E insomma, ha vinto un bronzo. Primo, però, è arrivato colui che temeva tanto. Però questo non ci interessa. Lui ha vinto un bronzo nei 200 metri farfalla. Era determinato, l'avevamo visto determinato. Sì, e non è un caso poi che quello che temeva di più abbia vinto. Sì. Ci aveva detto di non temere il suo avversario. Sì, ma noi l'avevamo capito che lo temeva, dai. Sì, ma l'avevamo capito. L'avevamo capito, lui ha detto sono gli altri che devono temere me, e questo però effettivamente è verissimo, perché lui è medaglia di bronzo. Una grande promessa. Vedremo poi anche, sarà il futuro a parlare, no? Però è una medaglia alle Olimpiadi, non è sicuramente da sottovalutare. Sì, scusate, mi riprendono perché mi devo centrare. Io stavo tutta, capito, e invece mi devo mettere così bene. Ma non solo, noi ne abbiamo intervistati un sacco, c'è anche Diana Bagosi, per esempio. Diana Bagosi, abbiamo una clip, Mattia, di Diana Bagosi. Argento nel tiro, che non è sicuramente da sottovalutare anche qui. Meglio anche di Federico, no? Per quanto come riguarda la anche medaglia. Ah, di Federico pensavo te, come si mette in Questa è l'ignoranza di Martina. Giulio prenderà seri i provvedimenti. Clip è meglio. Ciao a tutti, sono Diana Bagosi, faccio parte della nazionale italiana tiro a volo e sono un atleta militare. Non lo ritengo affatto uno sport pericoloso. Anzi, c'è molta disciplina dietro, c'è molto autocontrollo, è una lotta contro noi stessi a superare i nostri limiti. Il babbo, la prima volta che mi ha dato il fucile in mano, mi ha detto ricordati che hai un'arma e questa è tua ed è una tua responsabilità. Eccoci qua, noi eravamo presi dal video, non ci siamo neanche accorti che eravamo tornati. Ma ce n'è un altro? Ma è che siamo talmente comodi a guardare i video, che visto che ne abbiamo parlato in ordine cronologico prima di Burdisso che di Diana, abbiamo visto Diana, andiamo a vedere anche Federico Burdisso. Ricordiamo, 200 farfalla, medaglia di bronzo. Chi temi a queste Olimpiadi? C'è qualcuno in particolare che... Temo? Credo nessuno. Vorrei dire che sono gli altri che devono temere me. È brutto da dire. No, vabbè, c'è Milak che ora come ora, ma anche i risultati che ha appena fatto è su un altro livello. E non lo so, mi aspetto che faccia anche un signor tempo alle Olimpiadi.
Io mi ricordo due cose di questo ragazzo, okay. Ma, che è tipo un cyborg, perché praticamente studia all'estero, studia in America, è atleta, tutto fare, tipo Mattia, tutto vede, tutto tocca. Pazzesco. Beh sì, giustamente lui fa così, perché insomma adesso voglio dire, anche meno. È bene che si vuole a esatto. Mattia. E anche l'allenatore, che finalmente una persona sincera, perché lui disse... Zero, come ti posso dire, diplomazia, cioè no, noi andiamo lì per vincere, dice. Poi tutti gli atleti devono tenere un profilo basso, una finta umiltà, per scaramanzia, non si sa per quale motivo, però in realtà no, noi andiamo lì per vincere, cioè proprio spavaldo d'essere, capito? Beh, personalità, perché è vero che tutti tengono un profilo basso generalmente e hanno tutto da guadagnare, no? Almeno ai microfoni o davanti alle telecamere, perché è lì che tengono il profilo basso, però... Ognuno va lì per vincere, per ottenere il massimo da se stesso e anche qualcosina in più. Quindi il fatto che questa cosa sia stata detta pubblicamente, secondo me è sinonimo di grande personalità. Sì, per esempio, sì, sì. Il nostro Giulio Gezzi non l'avrebbe fatto. No, io non l'avrei fatto assolutamente. Io metto sempre le mani avanti. Non lo profile saresti stato? Low profile, no, beh, ma infatti non faccio il 200 farfalla alle Olimpiadi, e questa è la discriminante, e non faccio gare come quelle di Federico Burdisso, che ha... Io faccio i 5 metri cagnolino al massimo, proprio, cioè mi posso, cioè tu Federico sei un nuotatore. No, ma capito. Io ho vinto una gara rana quando avevo 10 anni, è successo. Vai un po' più indietro. Una ne ho vinta, fammela ostentare. Ma non la raccontare neanche. Ma lei ha chiesto, dove si tocca però. No, sì, no, esatto, no, era una gara, adesso svegliamo anche questa cosa, in cui gareggiavo con persone più grandi di me, di 1 o 2 anni, che chiaramente a 10 anni sono un'eternità, e non pensavo di arrivare, eravamo in 3, io ho detto vabbè, arrivo ultimo, ma anche di tanto. E cominciano a premiare il terzo, e non ero io. E quindi ho detto, ah, forse sono secondo. Esatto. E quello vicino a me mi fa, vabbè, tranquillo, tanto ho vinto io, te arrivi secondo. E Morello. Dicono il mio nome come primo posto, è stato meraviglioso. Tu l'hai guardato e hai detto, azzi, nessuno può mettere così, fede in un angolo. Esatto, esatto. Quindi se mi fossi impegnato un po' di più, io eri al posto di Burdisso. Esatto, con Giulio Gezzi a farmi da mental coach, probabilmente. Ah. Ma certo, cioè, le emozioni sarebbero state indubbiamente le stesse. Però non è l'unica tempo... vecchia conoscenza. No, vero. No, non è assolutamente la nostra unica. Ne abbiamo intervistati parecchi. Per esempio Simone Giannelli invece è uno scrittore, no, di un libro sulla pallavolo che si chiama Il mio primo manuale di pallavolo. Peraltro carinissimo, perché è fatto sotto scrittore forno. mi sembra eccessivo. Adesso ha scritto, tutti allora bene. Attenzione, ho detto è autore, che ho detto? Mattia mi conferma che ho detto scrittore, perché peraltro poi mi stavo anche perché stavo dicendo, ma cosa ride Federico, si sta sentendo male, dategli dell'acqua, cioè no, dicevo, perché poi tra l'altro è anche tipo sotto forma di fumetto, però è una cosa carinissima, no, è bello, che tra l'altro io mi sono ben guardata dal restituire al direttore, gliel'ho rubato praticamente. No, ma è stato meraviglioso, perché io ero rimasto all'informazione che insomma si trattasse di un palleggiatore, e tu me l'hai presentato come scrittore. Scusate se io noto più la cultura. No, fai bene, ecco, che poi esatto. È grazie a quella che andrà avanti il mondo. Però lui appunto, oltre a fare lo scrittore scritto in fumetti praticamente. Esatto, esatto, fa è un grandissimo palleggiatore. Volta Federico ha ragione a prendermi in giro, una volta. No, è un grandissimo palleggiatore, dicevamo. E infatti domani, protagonista anche lui con la nazionale. Italia-Iran, che sì? È l'ultima, no, la penultima del tabellone. Penultima sì. Del tabellone. Quindi insomma ne vedremo delle belle, direttore, che ne pensi? Come l'hai visti? Cosa ne penso di cosa? Dell'ultima di tabellone, ma Italia-Iran mi sarà sicuramente un partitone. Vabbè Federico, allora, ho capito, cioè, serio, come no? Fa uno a non ridere? No, dai, una che cosa innanzitutto, che cosa ci possiamo aspettare secondo te? Da Simone Giannelli sicuramente ci possiamo aspettare un podio, probabilmente ci possiamo aspettare che possa guidare la nazionale al gradino più alto. Possiamo aspettarci sicuramente spettacolo, come ci ha fatto vedere. Oltretutto, nell'unica partita che l'Italia ha perso, quella contro la Polonia, se non sbaglio, Simone è l'unica partita che non ha giocato, perché è infortunato, recuperato in tempi record grazie allo staff della nazionale di pallavolo,
che ha fatto i miracoli per rimetterlo in campo, e effettivamente la sua presenza si fa assolutamente sentire, al di là delle sue doti, indubbie doti di scrittore, di autore. Artistiche, infatti, di cui tra l'altro abbiamo una clip, se non erro, Mattia, vero? Diamo a Cesare quel che è di Cesare, vediamolo. Cosa è successo al cappuccio della penna? L'ho piegato perché mi fai arrabbiare. Clip. Sicuramente risulta un ruolo molto complicato e mai banale. È un ruolo dove, come dici tu, si fa di tutto per la squadra, si cerca di si cura destra e sinistra per recuperare certi palloni, per cercare di dargli il meglio possibile nel momento che il palleggiatore reputa migliore a determinati attaccanti, nel migliore modo possibile. E poi sono loro quelli che si prendono la gloria alla fine, no? Che esultano e che dicono abbiamo messo noi giù il pallone, no? Ma dietro c'è tutto un lavoro che senza il mio ruolo loro non potrebbero fare nulla, no? Ma questa è un po' la storia degli sport di squadra, ognuno è lì per fare qualcosa per gli altri. Il palleggiatore è un ruolo che è di precisione, dove è molto complicato, dove secondo me ci si può esprimere nel miglior dei modi nella pallavolo, è quello che ti dà un po' di più di fantasia e di libertà rispetto agli altri ruoli. Ed è un ruolo dove bisogna avere una certa leadership, bisogna avere una certa conoscenza delle persone che si ha accanto per capire anche come lavora la loro testa nei momenti difficili, nei momenti sotto pressione, quindi bisogna anche gestire e imparare a conoscere tutte queste dinamiche per riuscire a far girare il meglio possibile la squadra, no? Quindi il palleggiatore è il perno principale dove gira tutto attorno, e quando va tutto bene, la difficoltà è che quando va tutto bene sono gli attaccanti di solito che vengono glorificati, insomma, mentre quando va male poi sempre le scelte del palleggiatore che sono sbagliate, oppure quel palleggiatore non è preciso, quindi è anche la difficoltà un po', no, del palleggiatore. Sicuramente è un ruolo che viene capito, penso, di più dalle persone competenti realmente della pallavolo, piuttosto che magari un tifoso occasionale che si rende più conto di qualcuno che attacca forte o tira una battuta magari a 125 km/h, però penso che sia il ruolo più difficile, ma anche il più, almeno per me, il più gratificante. Bello riapprezzare il boss qui nella mia postazione, Sì, peraltro poi in versione invernale, no? Non so se hai visto, che poi non era proprio inverno, però comunque era ancora visto giacca. Versione formale, sì. Adesso se pensi alla giacca e alla camicia muori soltanto di appena al pensiero. Esatto, bellissimo. Esatto. Abbiamo parlato di tante cose, belle, brutte. Chiuderei con una malinconica, ma anche un pochino romantica. Perché guarda, se allora, si parla se di Olimpiadi... Puoi chiudere con quella che io ho capito, ti devo interrompere perché prima ho un'altra storia da raccontare. Addirittura? Sì. Poi la scrittrice anche tu? Sì. No, io sono più una narratrice, come okay, vedi. Ho una storia da raccontare. Un'oratrice. E chiedo già scusa per la pronuncia, che probabilmente sarà sbagliata, ma c'è una storia incredibile che arriva dalle Olimpiadi e che riguarda... è difficile il nome, dico la verità. Lo devo ho capito di cosa vuoi parlare. Allora, aspetta, Mollei. No, prima che parti. Ho capito la pronuncia, se devi dire o tira gira, è più... Cioè tu prima la O... Perché c'è... No, perché sennò se la fai con la U non viene bene. Okay. O tira gira, cioè un po' sbiascicata, è così la pronuncia. Dai, no, però cioè, stiamo parlando di una cosa seria. No, è vero, allora, non mi permetterei mai. Una cosa che mi ha molto colpito di queste Olimpiadi è il Refugee Team, quindi la squadra dei rifugiati. E è una cosa particolare, una cosa a livello umano molto bella. Tu ne hai riconoscenza, Federico? Francamente no, però sono a ne questo fa punto... parte, credo di aver capito che ne faccia parte Said Mollei, scusate la pronuncia complicatissima, perché cioè in italiano, io se lo leggessi in italiano, Said Mollei, quindi cioè nel senso non sarà sicuramente così. Comunque fatto sta che ha vinto la sua prima medaglia olimpica, ha vinto un argento, è stato definito l'argento della rivalsa perché ha una storia particolare di vita, in quanto... lui ha vinto l'argento nel judo e l'ha vinto per la Mongolia, ma è nato a Teheran, quindi altro paese, ed è a tutti gli effetti iraniano praticamente. Ok. E quindi la sua storia, appunto, ho qui sotto la notizia, nasce nel 2018 quando a Baku praticamente diventa campione mondiale rappresentando l'Iran, e un anno dopo
cerca il bis a Tokyo, ma approdato ai quarti, che succede? Che si prospetta un possibile incontro con tale Sajimuki. Sajimuki, che è di nazionalità israeliana. Il ministro, diciamo, dello sport comanda che Molley non può passare il non può passare il turno. Perché non può passare il turno? Perché un incontro con un atleta israeliano non è contemplato né contemplabile. Okay. Quindi che cosa succede? Che siccome perché non è contemplabile? Perché da decenni l'Iran vieta ai propri sportivi di combattere contro lo Stato di Israele. Quindi quindi parliamo proprio di una cosa, esatto, okay, di questioni politiche. Quindi quando la politica subentra politica, non solo, poi qui alla fine si tratta anche di diritti umani, non so come dire, cioè, quindi si matchano cose importanti. E praticamente Molley vince, ma continua imperterrito, cioè lui porta avanti la sua battaglia, ma alla fine questa vittoria gli viene negata nonostante in realtà è lui a vincere, perché è costretto a ritirarsi in quanto comincia ad essere minacciata la sua famiglia. Quindi a quel punto lui anzi dirà proprio in seguito: obbedì agli ordini perché non avevo scelta. Quindi fondamentalmente una sconfitta che gli è stata inflitta in maniera obbligata e ingiusta, una soppressione della libertà, del senso dello sport, no? Poi se vogliamo. E quindi il titolo mondiale va all'israeliano Muki. E lui addirittura, pensate, si congratula sui social. Quindi un gesto di grande sportività, non se vogliamo. Non so se in quel... insomma, i social cosa sono ne sempre... pensi? No, io penso che il bel gesto è andare lì dall'avversario a fargli i complimenti, non scrivere un post su Instagram. Perché su Instagram può essere un qualcosa di forzato, può esserci una persona ad obbligarti per contratto, per ragioni politiche, a fare una cosa del genere. Beh, a questo punto mi sembra che sia stato obbligato, esatto. Allora sotto tutti i fronti, forse per quello dico minacce. Non lo so. Cioè, il fatto che ci sia il post su Instagram dopo non è sinonimo per forza di cose di sportività spontanea, questo. E quindi praticamente però fortunatamente la... Non è tanto quello il discorso. Fece complimenti al judoka israeliano proprio per andare contro, penso, il proprio governo, che gli aveva in qualche modo negato la vittoria. Vittoria che poi appunto ha riscattato in queste Olimpiadi. Esatto, questo perché? Perché la Federazione Internazionale Judo lo ha supportato appunto dandogli la possibilità di gareggiare e quindi di partecipare a queste Olimpiadi nel Refugee Team, quindi nel team rifugiati, e adesso ha conquistato questo argento. Quindi comunque una storia veramente di riscatto, veramente, e non solo sportivo, soprattutto non sportivo, direi. Assolutamente, guarda, il collegamento c'è, perché insomma... annunciavamo prima di voler chiudere con un sogno, quello realizzato in parte da Martina Rita Caramignoli, di partecipare alle Olimpiadi. Lei ha partecipato, però si è chiusa anzitempo la sua avventura come nuotatrice, perché non ha raggiunto la finale, quindi non potrà competere per la vittoria. Però lei un po' di tempo fa, insomma, ci raccontava, no, anche sì, e qui abbiamo un ultimo contributo, il suo sogno proprio legato alle Olimpiadi. Cosa ti aspetti che possa succedere nella tua testa quando sarai in quella piscina? Sul pensiero mi viene un po', naturalmente, un po' di agitazione. La mia prima Olimpiade, e come hai detto tu, è la manifestazione più importante. Io l'ho sognata veramente per tantissimi anni, mi sono rimessa in gioco proprio per questo, per realizzare questo sogno che avevo sin da bambina. E penso che negli anni, avendo fatto davvero tante manifestazioni internazionali, ho maturato molta esperienza e molta consapevolezza di me stessa. Quindi quando entrerò nella piscina di Tokyo spero di dare, come sempre, il 101%, di stare il più tranquilla possibile, naturalmente di godermi ogni momento, ogni singolo istante della gara, perché sono sicurissima che questi momenti non torneranno mai più.
E con questo, insomma, siamo anche giunti alla, alla conclusione, siamo no? In chiusura, abbiamo parlato di tante cose, Martina. Oggi Olimpiadi, tante cose, abbiamo sports. Avuto questa moltitudine di temi, iniziando con il nostro ospite Deugemo. E la costante di questa puntata, il boss, che è sempre lì ad osservarci. Ad averlo come ospite. Qua, vi ho osservato, vi ho tenuto d'occhio tutta la puntata, ho preso appunti anche. Ah, quindi una sorta di esame è stato. Bene. Certo. Bene, giustamente. Quindi che facciamo? Lo ringraziamo in quanto parte della redazione? Aspetta, su Martina Caramignoli, non Procaccini, perché ovviamente Procaccini deve ancora dimostrare tutto. E volevo solo sottolineare questa cosa, cioè l'amarezza magari del sogno che si conclude, però lei in quell'intervista in macchina, in cui tornava da un allenamento, uno dei tanti 14 che fa settimana, si era fermata in mezzo al traffico in macchina per parlare con noi, per raccontare della sua storia. E che è la storia di un sacco di atleti che stanno a Tokyo in questo momento e che fanno una vita di sacrifici che a noi personalmente, che poi ne raccontiamo le storie, ci lasciano sempre a bocca aperta, tutto per 4 anni, 5 anni in questo caso, per poi disputare quei 2 minuti di gara. Eppure anche solo il sogno di arrivare in quella vasca, in quel campo, insomma, all'Olimpiade li motivano, al di là dei contratti, al di là delle tutele, al di là dell'essere poi, essere riconosciuto il proprio valore sportivo, il proprio valore, se vogliamo, per la nazione. Quindi ci tenevo a portare, poi io, se non ricordo male, come un po' esempio. No, infatti è giustissimo quello che hai detto, se non ricordo male, lei è anche un, possiamo dire, un po' più grande rispetto, no? Lo dicevamo proprio con lei, se non sbaglio, nell'intervista, magari più grande rispetto all'età media, no? Prendiamo un Burdisso, è molto più giovane, però la sua determinazione, no? Io ricordo proprio il discorso che lei fece sul non esistono dei tempi, esiste un tempo, non esiste un tempo giusto, esiste un tempo appropriato, diciamo, che ognuno ha per sé, cioè non esiste un tempo giusto universalmente, ma un tempo adatto per ognuno. Quindi a livello soggettivo effettivamente è una grande lezione anche quella. Sì, decisamente. Esiste il tempo della gara, un atleta vive per quello. Esiste il momento in cui devi scendere in campo, mettere in campo le tue capacità, le tue esperienze, il tuo allenamento e pensare a quello a prescindere dal risultato. Questo Martina, ma come anche tanti altri, ce l'hanno ricordato, ce lo manifestano soprattutto in questa Olimpiade, dopo quest'anno difficile per tutti. E poi c'è la grande Federica Pellegrini, che ancora una volta invece ci ha fatto sognare, che scusate, non l'avevamo ancora citata, no, ma era doveroso farlo, insomma. Esatto, Federica Pellegrini è esempio lampante di tutto questo. Doveva essere la sua ultima Olimpiade l'anno scorso, ha resistito a stretto i denti un altro anno, che vuol dire anno di allenamenti, giorno dopo giorno, qualificazioni eccetera eccetera, per arrivare comunque a centrare una finale dei 200, la quinta di fila, record assoluto, al di là di quelli che poi siano stati i risultati della finale stessa. Comunque arrivarci è stata un'ulteriore conferma di un atleta veramente storica. Sì, assolutamente, entrare nella storia. Sì. Probabilmente la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, mi verrebbe da dire. È stato detto a più riprese in questi giorni, però poi insomma basterebbe leggere il palmarès, no? Ripeterlo, diciamo, ecco, come una come lei è giusto, esatto, ripeterlo. Esatto. E così io direi che possiamo anche congedarci, ringraziando il boss Giulio Gezzi. Non posso che ringraziare e salutare anche chi è dietro ogni volta ai microfoni. Lo vedete dalla super inquadratura dall'alto, che adesso il buon Mattia Mingione vi mostrerà. Il buon Mattia che tutto sa, tutto vede, tutto tocca, tutto sbaglia, perché insomma ha sbagliato. Sì, beh, adesso sul boss, che è bello ma non piccolo, trasparente, ecco, eccolo qui. Ci siamo, ecco, anche noi. Ci siamo anche noi, questo non so se sia bello o brutto, ma ringraziamo anche Nicolò Masini, che era lì accanto al boss a fare da regia da che mi è mancato casa tantissimo oggi, effettivamente, esatto. E invece io a tutti voi invito a seguirci sul canale social. Ma non ho finito, non vogliamo ringraziare Vischio.
bene, ci può essere anche alternanza, capito? Ma no, ma non puoi ricordare i social trading se è Vischio. Beh, invece proprio parlando di Twitch, che ringraziamo Vischio perché è il nostro moderatore, proprio il nostro arbitro supremo importantissimo, che è Andrea Buzzao. Assolutamente, che è Vischio. Che è Vischio, dobbiamo dire, also known as H Vischio, esatto. Se Twitch vuole e non ci banna, noi ci vediamo giovedì prossimo. Dico se, perché oggi abbiamo usato delle paroline, vabbè, noi glielo diciamo, che non basta, si possono non proprio sentito. Dire, quindi insomma vedremo poi. No no, però sì, però la sub su Twitch, campanella per avere le notifiche per tutte le nostre live, perché adesso c'è anche il nuovo appuntamento del venerdì alle ore 15 con non mi ricordo perché non lo faccio io. E ride da sola, è meravigliosa, sì. È meravigliosa. Studio League, sì. Me lo ricordavo ma non volevo sbagliare perché qua Studio c'è League il direttore davanti a me. Studio League, esatto, con, esatto. Come dici? Con Deugemo che tornerà a trovarci. Con Deugemo a cura di Andrea Buzzao e sempre. Come dicevo, prendo appunti io. Ah bene, quindi oggi sono bocciata. Tra l'altro hai visto la nostra postazione, è un po' da esame di maturità. Io contro loro quattro di fronte, sembra sto facendo l'esame, quindi adesso anche Giulio. Cioè, vi sto facendo l'esame, sono uno dei professori. Sì, tu sei l'ultimo. Esattamente, io sono il commissario esterno. Quindi il venerdì, perciò campanella su Twitch, fondamentale per non perdervi le nostre live. Se volete anche le sub per sostenere il nostro canale, seguiteci, ma seguiteci anche sui canali social, Instagram, Facebook, Atleta News. E insomma, occhio, anche sul nostro sito. Prima di chiudere mi dicono dalla regia, che è una cosa figa che dico sempre, ma in realtà è vero, me l'hanno proprio detto dalla regia, sì, è proprio Mattia. Che c'è una sub, in questa diretta, incredibile. Ah, e allora lo quindi adesso ci stanno comunicando con molta calma, diciamo che per Natale è pronto il nome, lui è Kindred Maxi, che grazie, si è abbonato Kindred al nostro canale Twitch. Un applauso a Kindred. È tornato Kindred Maxi. Grande, devo dire, anche per l'originalità del nome sei un grande, quindi la prossima volta sarà Kindred Pinguì. Io voglio essere Kinder Bueno, ma buona serata con questo, grazie Federico, ciao a tutti, a giovedì. Hashtag Kindred No, bueno. Mattia, chiudi tutto, ciao! Ciao! Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!